Eccoci qua, un'altra bella riparazione del metal detector in questione. Un bel Garrett Euroace 350 che è arrivato proprio ieri. Fortuna che ogni tanto si rompe qualcosa, così metto in moto un po' il laboratorio. Altrimenti come farebbe il laboratorio? Ovvio che ci sono talmente tanti garettini in giro, ce ne saranno anche più di 100.000 in Italia. Ogni tanto qualcuno si rompe, ma più che altro se prendono dell'acqua, dell'umidità, si ossidano le piste e dopo non si può più fare nulla e va cambiata la centralina. Comunque, per sicurezza, adesso lo controllo. Qui tra l'altro ci sono già andati attorno, mi è arrivato già svitato, aperto, e non è un bel lavoro, perché bisognerebbe che ci guardassero i tecnici preposti, non fare il fai da te, che dopo si rischia di danneggiare ancora di più il presumibile danneggiato. Adesso qui, dove sono le ghiere? Ci mancano le due ghierette, quella del connettore, della presa cuffia, quella del connettore, della presa. Qui nelle pile le ghiere. Le pile ci sono, ma non ci sono le ghiere, saranno ancora dal cliente. Ma non fa mica niente. Noi adesso controlliamo tutto come al solito. Qui c'è anche la bobina da dargli una collaudatina. Glielo ho detto, mandare centralina e bobina. Boh, sembra nuova. Beh, è nuovo sto metal detector. E allora, adesso vediamo cosa ha fatto. La 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 la. La 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 era. La 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 la. Adesso attacco il tester, così controllo la bobina che sia a posto. Lo metto in home, lo metto sui 2K, andrebbe bene anche sui 200 ohm, perché gli avvolgimenti della bobina sono circa 5-6 ohm uno e 14-20 ohm l'altro, giusto o no? Agilmente. Adesso vediamo anche i pin, quali sono. Questo non segna, allora questo non segna, questo non segna, questo non segna. Allora faccio quest'altro, questo, eccolo qua. Qui in questi due, vedete, in questi due pin ci sono circa 4,3, 4,4. Io dico ohm, se ci guardo con impedenzimetro cambia un po' il valore. E allora, se questi sono i 4,4, questi due di sopra, ovvio che di fatti sono i 25 ohm. Si mantiene giustamente. Provo anche il 4. Se ci fossero dei falsi contatti nel filo, la lettura del meter sparirebbe. Vedete qua che c'è il meter, si vede, si vede anche il meter, bene bene bene. Perciò la bobina è ok. Adesso tiro indietro questo e svito le due viti col quale si arriva al
schedino elettronico. Avete visto qua? Che spettacolo! Oscilloscopio scuola Radio Elettra degli anni 60. L'ho comprato, l'ho guardato, ho visto che non c'era nessuna vite smontato, perfetto, l'ho comprato, mi è arrivato, l'ho acceso ed è subito funzionato. Uno oscilloscopio degli anni 60, cos'ha? 60, 2000, 40, 60 anni, c'ha 60 anni, dopo 60 anni di fabbricazione va ancora. Qui, guardate qua, c'è addirittura il box prova componenti, di sostituzione componenti, e qui c'è il tester, e qui c'è il tester scuola Radio Elettra, sempre degli anni 60-70. Dopo vi faccio vedere cosa c'è qui sotto, intanto adesso andiamo avanti con la riparazione. Così si fa un bel figurone. Adesso tiro fuori. Dov'è qua? Cosa che sono queste? Sono stella. Sono stella. Dov'è qua? L'inserto a stella. Eccolo qua. Va bene questo. Proviamo. Prendo il cacciavite con l'inserto più piccolo, tanto la vite è piccola, si fa presto ogni modo. Osta, devo andare a prendere anche i fogli cerei. E allora, ecco qua, adesso io lo guardo, lo apro, lo diverto, eccolo qua, vedete? Quando dico qualcosa, Stefanone non fa quasi mai un brutto figurone. E c'è una zona della scheda, adesso ve la faccio vedere, che è abbastanza ossidata. Vedete? Lì in alto a destra. Lì in alto a destra c'è una zona della scheda che è abbastanza ossidata. Se uno ci guarda bene, vede i componentini in SMD che c'è dell'ossido. E allora, se un lavoro così succede con i metal detector di una volta, che hanno dei componenti che ci sono delle resistenze di grosse 3-4 mm, anziché quelle di adesso che sono di mezzo millimetro, massimo un millimetro, hai voglia te a far dell'ossido e creare dei micro cortocircuiti fra i componenti elettronici? Hai voglia te e anche a rovinare le piste, che c'erano delle piste che erano di larghezza 2-3 mm, e invece qui vedete che c'è anche una pista, adesso ve la faccio vedere, se è quella, c'è anche una pista spellata. Cosa vuol dire qui? O che è stato preso della umidità o della salsedine, oppure che sono state messe delle batterie che hanno perso dell'acido. E difatti, che peccato, perché è un metal detector così nuovo, quasi mai usato. Guardate come sono messi i contatti. Un metal detector così nuovo, quasi mai usato, che peccato. Probabile che le pile rimaste dentro e non tolte. Ricordatevi che quando non usate un metal detector per un mese e mezzo,
toglieteli le batterie, altrimenti succedono questi lavori qui. Le batterie nell'invecchiarsi, se sono batterie un po' scarse o di marca, che una, ho già visto una marca che perde l'acido col tempo, e allora succede che perdendo l'acido, l'acido coi vapori entra nella schedina, brucia le piste e fa dei micro cortocircuiti e rovini i componenti. E allora, io so già che qui inutile che sto tanto a cincischiare, cambio la schedina al volo e poi dopo la provo. Il metal detectorino, un grande garettino, perciò anche questo non è colpa del garettino, hai capito? È colpa delle batterie. Diciamo che è un po' colpa anche di chi lo usa, perché un metal detectorino così bello, così nuovo, hai mo' capito? Hai mo' capito? Adesso qui metto il cacciavitino nell'allarga contatto, spingo, si allarga il contatto e viene via. Un metal detectorino così nuovo, Dio buono, che sfortuna. E allora, qui la sgancio, tiro un po' su, la sgancio, tiro un po' su e si sfila la schedina. Ecco. Poi ecco, io ho fatto vedere che ci sono queste pile qui, ma di tutte quelle che ho visto, queste non ne ho mai vista nessuna che ha perso l'acido. Non è per fare la pubblicità, praticamente GP Energizer, Sony, Duracell, adesso non mi vengono, sono tutte batterie che fino adesso vedo che vanno bene. Non sono queste qui, quelle che perdono l'acido, che intendo io. E allora, ecco, qui c'è la schedina che è un gioiellino, vedete com'è bella, com'è bella lucida, e adesso la metto su, agilmente. Agilmente, tac, e si incastra, tac, è già a posto. Un gioco da ragazzi. Poi rinfilo i due filettini del, come si chiama, altoparlante, o in inglese speaker. Che spettacolo! L'infilo, mi aiuto del lentone illuminato, li ho infilati, ci tiro un po' in dentro con le pinzettine per verificare che li ho infilati bene, perché non voglio che con le vibrazioni che ho qualche bottarina durante la ricerca si sfilano. Da Stefanone imparate sempre una elettronica, ogni volta una nuova lezione. Rimetto le viti. Ah, un'altra cosa, visto che probabilmente ha perso le batterie, prendo, guardo qui se c'ho, dov'è? Ecco, guardo qui se c'ho
Guardate, questa è utile. Questa è utile perché adesso per sicurezza do una sprayatina qui nei due contattini e ci do una pulitina con la spazzarina in metallo affinché assicura avere il contatto elettrico assicurato. Posso chiudere come dicesi, metto la vite alla fine del video, vi faccio vedere cosa c'è qui dentro, hai capito? Perciò è una cosa bellissima che ci sono stato dietro 3-4 anni o 5, più che altro anche 6, per trovarla in queste condizioni qui. E ve la faccio vedere, prima bisogna che finisco la riparazione, così faccio un bel figurone. Adesso magari lo accendo e non funziona, c'è un bel figurone Stefanone. E allora adesso anche qui, vedi, vedi com'è nero il contatto qui, vedi com'è nero. Qui ha fatto il verde rame. Ci do una sprayatina anche qui e una pulitina. Dove c'è il verde rame, dove ha fatto l'ossido, dopo fa anche fatica a fare contatto. Ma con una pulitina risolvi. La situazione. Ovvio che dopo ci do un'altra sprayata di pulisci i contatti, così mantiene anche lontana successiva ossidazione. Se col tempo ne torna a fare, ci si dà un'altra pulitina con la spazzarina. Io ho dei tester antichi degli anni 50-60 che per causa delle batterie che hanno perso l'acido addirittura si sono consumati, corrosi i contatti, che come uno li tocca si rompono. Questa è roba buona, roba più grossa, e poi non sono passati 60 anni, 70 anni. Meglio pulire un po' di più che un po' di meno. Dopo poi si può anche asciugare con lo straccettino, poi dopo evapora. Soffio di aria potente, come un compressore. E il tutto è a posto. Pulito, sgurato. Pulito, sgurato e lucidato. Stefanone l'ha rinnovato. Adesso controllo le pile per vedere che non siano vecchiotte anche queste. Metto il voltmetro in volt continua. Fondo scala va bene anche 2, perché sappiamo che queste batterie, hai capito, mo danno 1,5 volte, 1,6 volte, a seconda se sono più o meno cariche. Lì vedete il tester è qua,
alzo un po' la visuale, così si vede meglio, e le provo. Questa fa 1,51. Questa fa 1,51. Ecco, le batterie a vuoto a volte ti danno che sono cariche, ma se sono mezze esaurite, 1,51, ti danno che sono ancora mezze cariche, ma come le metti sotto carico vanno sotto tensione, sotto valore di tensione. Le prove delle batterie andrebbero fatte col strumento giusto, con un minimo di carico, per vedere quanta carica danno col passaggio di corrente, di una minima corrente, che non vadano troppo sotto tensione. Diciamo che queste qui sono buone. Questo a posto. Qui, non avendo la rosetta, il dadino, non ce lo metto, l'avrà a casa il cliente, e adesso, come fosse niente, attacco la bobina e lo provo delicatamente. Ricordatevi che dobbiamo guardare cosa c'è qui dentro, eh? Che spettacolo! Ci ho messo 5-6 anni per trovarlo in quelle condizioni lì, quasi introvabile. Vabbè, e allora, qui ho attaccato la bobina, qui ho montato le pile, ho pulito i contatti, guardate che spettacolo, è nuova, che spettacolo. E allora, accendo, eccolo qua, il garettino Euroace 350 è rinato. Per sicurezza, mantengo premuto per 15 secondi, 16 continuamente, il tasto Power On, che fa ping pong, ping pong. Dopo è resettato, se c'è qualche bit che era in memoria non perfettamente regolato, ora è resettato. Aumento la sensibilità, funziona, è un spettacolo. Cambio tipi di modo, è un spettacolo, funziona benissimo. Non mi rimane che passare davanti con un oggetto. Che spettacolo! Anche stavolta Stefanone ha fatto un figurone. Provo il pinpointer centratore. E fischia con furore. E allora, questo a posto, la riparazione è riuscita. Bellissima riparazione. Metal detector pulito anche. In questa direzione, la riparazione fatta, adesso vi faccio vedere cosa c'è qui dentro, che ve l'ho promesso. Cosa c'è qui dentro? Che ci ho messo 5-6 anni per trovarlo in queste condizioni. Che spettacolo! Guardate qua, che spettacolo, cosa c'è dentro? Apriti, guardate che spettacolo. Un prova valvole, prova tubi a vuoto, tubi della scuola radioelettra, prova valvole della scuola radioelettra a levette degli anni 60, anche 70, e il suo test relativo, che coi ponticelli si fanno le prove. Il tester ti dà la misurazione esatta di come sia la valvola, se è buona sul rosso, cattiva sul nero. Uno spettacolo. Ci ho messo 5-6 anni a trovarlo in queste condizioni qui, che sembra nuovo, questo bellissimo strumento della scuola radioelettra, prova valvole e tester multimetro universale. Io con questo saluto tutti, concludo il video, ciao e alla prossima.